Aspetta. Sì, vediamo lo schermo, ti presento, parti. Vediamo lo schermo, che è quello. Freccia destra. Perfetto. Ok, buongiorno a tutti, 2:30. Ricominciamo con il pomeriggio dell'Outlook. Primo intervento, il presidente di Assoferme, Riccardo Benso, sul mondo dell'acciaio. Prego Riccardo, la parola a te. Buongiorno a tutti. Allora, a proposito dell'acciaio, dopo aver analizzato molti altri aspetti di questo periodo su un profilo economico e politico molto interessanti, diciamo che in questo periodo non ci si annoia, certo, anche nell'acciaio stiamo assistendo a fenomeni veramente molto disruptive, si direbbe, no? Perché sono stati dei fenomeni che erano assolutamente imprevedibili fino a poco tempo fa, ma che sono intervenuti sul mercato. Poi sono intervenuti per tutta una serie di ragioni che in parte abbiamo anche analizzato e che si stanno ancora manifestando in una certa parte e quindi per certi versi potranno non essere più ripetibili sotto un profilo numerico, perché partivamo da un plateau che era molto basso, probabilmente non raggiungeremo più. Ma certamente sono fenomeni che secondo me in un meccanismo di lettura differente da quello che probabilmente eravamo abituati ad avere dei mercati, potranno assolutamente caratterizzare anche gli anni futuri. Quindi è bene fare delle riflessioni sempre con un approccio anche per certi versi umile sui mercati, sull'andamento dei mercati in conseguenza di ciò che è intervenuto negli ultimi mesi, perché a mio avviso, e credo anche all'avviso di molti analisti, i livelli di lettura per fare dei forecast dovranno immancabilmente cambiare per certi versi. Quindi prepariamoci anche a vederne ancora delle belle. Sull'acciaio inizierei ragionando un pochino su quello che è accaduto sotto il filo delle importazioni e delle esportazioni in Europa. Perché partirei da questo tema? Perché secondo noi di Assofermet questo è stato uno dei temi più caratterizzanti del nostro mercato negli ultimi anni, perché a seguito delle barriere protezionistiche che sono state erette dall'Unione Europea, anche a seguito di provvedimenti extraeuropei, poi lo vedremo magari analizzando la questione della Section 232, visto che è di impellente attualità, quello che sta intervenendo su quel provvedimento, a seguito di queste barriere il mercato ha sicuramente reagito più o meno in una direzione. E si è visto questo livello di reazione esasperato proprio nell'anno che stiamo per finire, con un shortage sui materiali incredibile in Europa, una difficoltà nel approvvigionare tutta la filiera, diciamo dal produttore fino all'utilizzatore finale, veramente sotto stress e con quindi un conseguente innalzamento dei prezzi fuori dal mondo. Questo innalzamento dei prezzi, tra l'altro, è stato una caratteristica direi globale. È stato molto più marcato in Nord America, ma è stato molto marcato in Europa e per certi versi è stato sostenuto anche da un incremento dei prezzi notevolissimo in Asia, che poi è andato in ritracciamento, però è ancora oggi su dei livelli veramente molto. Qui in questa slide diciamo che vediamo quello che è intervenuto in Europa sui prodotti piani, sull'import-export. E possiamo subito notare che nell'anno in corso, ovviamente annualizzato, facendo una previsione di come potrebbe finire sulla base di come sta andando, vi sono dei dati in merito all'import sostenuti. Questo perché? Perché il mercato è andato in shortage sul domestico, quindi i produttori europei hanno fatto molta fatica quest'anno a garantire il livello di forniture di cui avevamo bisogno. Noi utilizzatori, ma prima ancora degli utilizzatori, i distributori e i trasformatori. Quindi tutta la filiera è andata veramente sott'acqua in certi mesi, a cavallo del Q2, e quindi si è riorganizzata lanciando anche sulla base, anche correndo dei rischi notevoli, perché c'era tutta una un sistema di barriere protezionistiche che poi ha fatto incorrere anche dei dazi alcuni di noi,
noi, ma lanciando anche molti ordini su mercati extraeuropei. E quindi qui vediamo che le curve divergono molto, perché effettivamente la curva del 2021 tende molto a salire. In Italia, sempre sui prodotti piani, che è un mercato tradizionalmente propenso all'acquisto anche di importazione, proprio per il fatto che negli ultimi anni in tema d'acciaio abbiamo avuto la crisi dell'Ilva, che quindi è passata da una produzione di circa tra gli 8, i 9, i 10 milioni, fino a una produzione di 3 milioni e mezzo. Voi capite bene che l'Ilva, tra l'altro, è l'unico produttore a ciclo integrale, molte applicazioni nel mondo si riescono comunque a fare con dei livelli di efficienza ottimali solo con prodotti che provengono dai cicli integrali, e quindi l'Italia si è trovata sicuramente spiazzata da un ridimensionamento così forte di un gigante in quel momento a disposizione del territorio nazionale. Quindi c'è stato un impatto fortissimo sulla propensione all'acquisto extraeuropeo di tutta la filiera siderurgica dovuto al ridimensionamento dell'IVA, ma vi è stato anche un impatto dovuto al fatto che tutto il continente europeo si è trovato impreparato sulla ripresa post-Covid e quindi non ha avuto la capacità di assistere la catena di approvvigionamento nella maniera puntuale e con una presenza verso il mondo, soprattutto della trasformazione della distribuzione, con tutti i prodotti di cui questo mondo ha bisogno. Perché poi c'è anche da ragionare sui prodotti, perché ci sono dei prodotti che effettivamente tutt'oggi, con un mercato che è entrato in un maggiore equilibrio sotto il profilo dell'approvvigionamento, sono abbastanza introvabili in Europa e quindi si rende ancora necessario l'approvvigionamento su base extraeuropea. E questo è un tema importante, perché spesso si tende a mettere tutto nello stesso recipiente, però i prodotti in acciaio sono molto diversi, soprattutto a seconda delle applicazioni dei clienti finali, ci si deve approvvigionare in maniere differenti. E in effetti pensiamo all'utilizzo che si sta spingendo molto su base globale dell'utilizzo anche del forno elettrico, quindi un percorso già tracciato della siderurgia mondiale che deve comunque switchare una parte della produzione verso l'utilizzo dei forni elettrici. Questa è una cosa sicuramente virtuosa e utile per tutto quello che concerne la transizione ecologica, perché è ovvio che ha un impatto ambientale sicuramente differente, ma bisogna tener conto che ci sono certi prodotti che la manifattura ancora utilizza e deve continuare a utilizzare provenienti dal ciclo integrale. Fino a che non ci saranno delle tecnologie avanzate che riusciranno a sopperire a queste caratteristiche tecniche che oggi riusciamo a ottenere solo da un ciclo da alto forno. Questo è un elemento importante che spesso è trascurato. Comunque qui vediamo l'import-export italiano e vediamo che in effetti in Italia questa propensione all'importazione è molto spinta anche quest'anno. Qui c'è una slide che riguarda i prodotti lumi, cambia leggermente perché su base europea, che è questa prima slide, si vede che siamo entrati in una fase di equilibrio import-export su quest'anno, sempre su base di dati annualizzati, ma su base italiana, che è questa la slide sui prodotti lunghi, si vede che comunque l'anno in corso, 2021, vede un export ancora più alto ma dell'importazione. Questo perché non dobbiamo dimenticarci che l'Italia, sotto il profilo della produzione da forno elettrico, è il paese più virtuoso d'Europa, perché ha una produzione da forno elettrico fortissima, dovuto al fatto che sui prodotti lunghi siamo veramente molto, molto in anticipo rispetto agli altri paesi europei, devo dire anche sui prodotti piani, perché la presenza comunque di un grosso produttore di prodotti piani come Ardevi sicuramente ha contribuito anche nel corso degli anni passati a ampliare questo gap, che rispetto all'Unione Europea è importante a questo punto, perché l'Unione Europea mediamente si supera il 60% della produzione con ciclo tradizionale, d'alto forno. Mentre in Italia è assolutamente invertito questo senso, perché vi è moltissima produzione da forno elettrico. Quindi i prodotti lunghi, che ovviamente fanno una parte del gigante di questa produzione da forno elettrico, sono protagonisti nel nostro paese, soprattutto nell'area del nord Italia.
Qui vi è poi un grafico che mette in luce i saldi, cioè qui si possono vedere i saldi import-export nell'Unione a 27 e salta agli occhi come comunque i diversi colori rappresentano i diversi anni. Sto preso in analisi un triennio, l'ultimo triennio, e salta agli occhi che il 2021 è previsto con un saldo molto importante a favore comunque dell'importazione. Questo di nuovo per le ragioni che davamo prima, in merito al fatto che purtroppo il sistema europeo della produzione di acciaio non è stato sufficiente quest'anno nel adempiere ad un ruolo pieno di fornitura per tutta la catena, tutta la filiera siderurgica, quindi ad arrivare fino all'utilizzo. Ricordiamoci comunque il nostro paese è la seconda manifattura europea, la Germania ha un sistema manifatturiero straordinariamente importante anche su scala globale, quindi sotto quel punto di vista siamo un continente che necessita di avere comunque una catena di approvvigionamento sempre in ordine. E quest'anno vuoi causa ripresa inaspettata del post-Covid e vuoi un arroccamento di alcune associazioni di categoria che poi rappresentano i produttori su posizioni di mantenimento di barriere protezionistiche, a nostro avviso assolutamente non più necessarie, ci siamo ritrovati a dover spingere sugli approvvigionamenti extraeuropei. Con moltissime difficoltà. Questa è l'adeguamento della previsione della domanda, un forecast che era previsto proprio della domanda di acciaio, che era previsto sulla base dei tre anni, e quindi annualizzato il 2021, vede comunque, qui adesso è scritto molto piccolo, ma vede un dato importante sull'Unione Europea che è 167.4. E questo determina, è diviso per paesi, e quel dato che a noi ci interessa per fare un'analisi un po' più organica è sempre l'Unione Europea, perché è sull'Unione che comunque poggiano i regolamenti in merito alle barriere protezionistiche, e quindi sotto il profilo siderurgico dobbiamo sempre cercare di tenere l'attenzione focalizzata su Bruxelles. Noi come associazione, per esempio, chiediamo spesso collaborazione a Roma, ai vari ministeri competenti, proprio perché poi sui tavoli di Bruxelles sono loro che possono svolgere un ruolo attivo nel indurre il legislatore di Bruxelles a tener conto di certi elementi, e noi ovviamente facciamo il nostro e cerchiamo di spiegargli che cosa è intervenuto nell'ultimo anno e mezzo, e quindi siamo assolutamente sempre pronti a stimolare la discussione nella direzione di cercare di avere un approccio anche un po' differente da quello che si è avuto nel passato, perché è tutto cambiato. E poi abbiamo avuto veramente troppe difficoltà quest'anno per non tenerne conto nei provvedimenti che dovranno poi governare questi processi di import-export dall'Unione Europea. Battaglia molto complicata, anche perché si stanno innescando dentro questi meccanismi puramente commerciali, di flussi import-export, delle tematiche anche ambientali. E quindi il meccanismo sicuramente non è semplice tecnicamente, proprio perché si stanno inserendo dei posizionamenti anche legati agli ultimi accordi fatti tra Nord America e l'Europa in base di Section 232, che inseriscono degli elementi legati alla transizione ecologica. Poi lo vedremo dopo, ma nel pacchetto che smantella i dazi che derivavano dalla Section 232, che era un provvedimento che l'amministrazione Trump aveva messo in piedi per bloccare le importazioni da vari paesi nel mondo, diciamo che per l'Unione Europea era rimasto in piedi fino al 31 ottobre di quest'anno, per smantellare questo sistema di dazi che comunque penalizzava gli europei che non potevano vendere prodotti siderurgici, 54 prodotti siderurgici sul mercato nord europeo, ma penalizzava anche i nordamericani che avevano dei controdazi a varie scadenze, alcune delle quali dovevano ancora entrare in vigore, ma erano previste dei controdazi che compensavano questa perdita di flusso commerciale con gli Stati Uniti da parte degli europei.
era rimasto significativo quello sulle moto, le Harley Davidson, per esempio. E con questa slide invece vediamo, scusate, tengo un attimino d'occhio dentro, vediamo le tre curve che sono la curva delle produzioni e questa curva che è la curva azzurra, ovviamente c'è il forecast 2022 solo per la curva della domanda attesa, mentre le altre due curve si fermano a un dato annualizzato di quest'anno sulla base dei 9 mesi trascorsi. E una cosa che salta abbastanza agli occhi è che in teoria la produzione più il saldo import-export, che come abbiamo visto in Europa era abbastanza importante, perché erano più di 6 milioni di tonnellate, in teoria supera quest'anno la domanda. Ma questo parrebbe quasi contraddittorio, però non lo è, perché quello che è successo è che sulla base di una prima parte dell'anno complicatissima per il sistema, che si è trovato veramente a non esprimere al 100% il potenziale produttivo che aveva, perché ricordiamoci che a causa del shortage la catena del manifatturiero in molti paesi europei ha generato della cassa integrazione, ha generato delle fermate, ha generato anche un'attenzione spasmodica a tutta la catena produttiva, che ha fatto sì che magari non si spingesse, si sarebbe potuto spingere se ci fossero stati tutti gli approvvigionamenti di cui c'era bisogno. Cosa è successo? A questo punto si è esploso anche l'acquisto d'emergenza, e quindi a cavallo del secondo e del terzo trimestre si è acquistato molto da paesi extraeuropei che comunque in quel momento erano disponibili a dare volumi in vendita, ripeto, correndo anche molti rischi. Molti di noi il 1 ottobre hanno pagato barcate di dazi, però abbiamo dovuto farlo per dare continuità alla filiera manifatturiera. Allora, quelle due curve tendono a incrociarsi. Questo non vuol dire che c'era il materiale, vuol dire che quel materiale non era disponibile in Europa, è stato dovuto trovare altrove, ripeto, correndo rischi elevatissimi, e francamente la catena sotto i produttori desidererebbe, e noi ovviamente ne siamo interpreti di questo grido di dolore, desidererebbe che fossero riviste queste barriere protezionistiche, perché hanno generato un tale stress sul sistema che ha indotto persino il sistema a sobbarcarsi una parte di dazi, una cosa abbastanza insensata. Ricordiamoci che il 1 ottobre c'erano 10 prodotti, il primo giorno, le prime 24 ore, in dazio pieno, esauriti, con la gente che non aveva la minima idea se avrebbe pagato l'1, il 2, il 3 o il 25% di dazio, su prezzi sopra i 1000 euro a tonnellata. Quindi immaginatevi l'ansia, la difficoltà di lavorare e tutto quello che ne consegue. Qui c'è una piccola chart nella quale si possono vedere le produzioni d'acciaio nel mondo, e si vede il dato, secondo me, interessante. In tutte le aree del mondo ovviamente ci sono dei numeri incrementali rispetto all'anno precedente, ma questo è abbastanza normale effettivamente. Quello che fa impressione è che la Cina, che è il gigante che è sempre cresciuto, ha sempre avuto un ritmo spasmodico di crescita proprio sulle produzioni di base, sono 3 mesi, luglio, agosto e settembre, che sta ritracciando fortemente. Le ragioni probabilmente sono molte. Ci sono sicuramente delle ragioni interne, di un'economia comunque che ha cavalcato uno sviluppo straordinario negli ultimi 20 anni, che ovviamente ogni tanto prende fiato, ma ci sono anche aspetti legati alla tutela dell'ambiente. Anche in Cina si sono resi conto, soprattutto nell'area del nord della Cina, dove incidono fortemente molti impianti siderurgici, si rende conto che deve cercare di abbattere le produzioni più obsolete, magari pianificando anche un recupero di queste produzioni con impianti meno obsoleti. E poi ci sono anche le Olimpiadi invernali nel primo trimestre del prossimo anno, e come abbiamo già visto in varie occasioni, quando ci sono degli eventi internazionali importantissimi in Cina, il governo è disposto a tirare una frenata
sulle produzioni inquinanti per comunque portare la qualità dell'aria su dei livelli più accettabili, perché ovviamente si pongono come una vetrina internazionale e quindi desiderano trasmettere un messaggio. Poi qui c'è da ragionare se è un messaggio di propaganda semplicemente perché è transitorio, poi si rimettono ovviamente a produrre con quel tipo di produzioni inquinanti il giorno dopo, oppure se colgono queste occasioni per fare un po' di pulizia, un po' d'ordine anche loro su questo tema, che comunque per chi va spesso in Asia, e io sono andato negli ultimi anni spesso in quella regione, sicuramente sono stati fatti dei passi avanti su quel tema. Hanno complice il fatto che hanno impianti molto moderni, perché hanno comunque avuto una crescita impetuosa, e quindi gli impianti sono tutti impianti che hanno tra i 10 e i 20 anni di anzianità, mentre pensiamo solo a quelli americani o quelli europei, hanno un'anzianità molto maggiore. Quindi un po' c'è quell'effetto, ma la qualità dell'aria sicuramente è migliorata, perché sono state affrontate anche a latere delle industrie percepite dalla collettività come quelle inquinanti, sono stati fatti degli interventi su delle sacche di produzione dell'inquinamento da CO2 che non erano sempre solo collegate allo sviluppo industriale, ma erano anche legate a volte a un modello sociale che con l'urbanizzazione, con l'emersione di molte classi di persone che vivevano allo stato rurale ha portato dei miglioramenti. È tutto da dimostrare se questo meccanismo poi potrà continuare a contribuire al miglioramento, perché comunque poi è ovvio che la parte industriale la fa da padrone. Questa slide invece prende l'acciaio tutto insieme e si riferisce all'Italia, al nostro paese, ed è la produzione raffrontata al consumo. Come vedete, negli anni precedenti effettivamente c'era un differenziale abbastanza importante, c'era una domanda che era superiore alla produzione, per tutte le ragioni che abbiamo detto, anche molto legate, a questo punto siamo in Italia, quindi alla crisi dell'IVA. Quest'anno il forecast sembrerebbe chiamare a un maggiore equilibrio. Questo è un po' tutto da dimostrare, anche perché quello che le notizie che si accavallano anche sui media a proposito di Taranto tutti i giorni sono un po' differenti, quindi bisogna vedere realmente nell'ultimo quarto dell'anno quello che avverrà. Però è interessante vedere comunque la spinta sia in Europa che nel nostro paese per delle maggiori produzioni è intervenuta, e questo è un elemento di positività. Comunque tutti noi che rappresentiamo i trasformatori e gli utilizzatori abbiamo sicuramente chiesto anche, oltre che la rimozione delle barriere commerciali per poterci approvvigionare in una maniera più libera, abbiamo contestualmente chiesto al mercato domestico di riferimento, quindi l'Europa, di aumentare in parte la produzione se gli era possibile, perché la domanda c'era. E figuriamoci se un imprenditore italiano, francese, tedesco non è contento di poter acquistare l'acciaio di cui ha bisogno da un produttore ovviamente europeo. È ovvio che sia così, però questo non vuol dire che quando non vi è questa possibilità si debba mettere la testa sotto il tappeto e non accorgersene e mandare in sofferenza tutto il sistema perché non si vuole aprire una porta che magari fino a quel giorno era anche giusto che fosse socchiusa, ma nel momento in cui c'è bisogno di aprirla, di spalancarla per poter dare fiato alla macchina comunque industriale continentale, bisogna anche avere il coraggio di farlo. Questo è quello che noi abbiamo contestato in questi mesi al sistema che ha messo in piedi le barriere protezionistiche. Nella fattispecie ci riferiamo soprattutto alle misure di salvaguardia. Le misure di salvaguardia sono è un sistema a contingenti, cioè impone un volume a determinati paesi su base trimestrale, superato quel volume da un lazio del 25%. Questa chart l'ho messa perché è interessante, perché sono dei dati proposti molto recentemente a cavallo dell'Assemblea di Federacciai, quindi dei produttori nazionali, e mettono in luce un aspetto che secondo me è abbastanza indicativo del perché noi
È molto tempo che spingiamo anche per avere una politica più accomodante sulle barriere protezionistiche in Europa, perché solo nel nostro paese si vede benissimo che in valore l'importazione è a 11,4, mentre l'esportazione è a 14,5 miliardi. Quindi c'è già un fortissimo sbilanciamento a favore di quello che noi sappiamo fare così bene in tema di acciaio, che quindi riusciamo ad esportare. Questo è un elemento positivo, perché vuol dire che siamo bravi, vuol dire che anche i nostri produttori sono bravi, che il tuo sistema funziona e in valore si vede. Poi nei volumi c'è invece un leggero gap a favore dell'importazione, neanche di 1 milione di tonnellate, perché parliamo in esportazione di 15,2 e in importazione di 16,1, quindi neanche 1 milione, però questo avvalora ancora più quello che dicevo prima, cioè siamo così bravi a fare degli acciai evoluti che probabilmente valgono di più di quelli che importiamo, perché importiamo maggiormente delle commodity, che quindi riusciamo in valore ad avere una bilancia commerciale assolutamente positiva. Quindi da questi numeri, secondo me, si vede abbastanza chiaramente che francamente non mi sembra che sia così un pericolo di invasione che ci possa mettere nelle condizioni di avere la filiera siderurgica in questo stato di apprensione continua. Queste slide andrei molto veloce perché manca il tempo, le abbiamo inserite per analizzare il tema dell'energia. C'è un energy crunch in tutto il mondo, che comunque riguarda anche tutta l'Europa. Questa è una slide semplicemente riferita al 2020, anno in cui si è toccato il minimo del costo dell'energia all'ingrosso, e l'Italia ha fatto molto bene, perché l'Italia è l'istogramma blu ed è quindi nella parte del grafico dei paesi che hanno saputo attuare delle varie strategie, tra cui anche delle strategie fiscali su questo tema, che ha portato ad avere un costo dell'energia in riduzione fortissima. Poi purtroppo quest'anno è salito moltissimo. Qui è messo a paragone il prezzo del gas naturale, su cui è avvenuta più o meno la stessa cosa sugli anni 19 e 20, quindi prima che intervenisse la grande salita del costo dell'energia che è intervenuta da gennaio. E qui si vede sui grafici lineari benissimo che è esploso il prezzo dopo aver toccato il picco minimo sulla curva, su queste due curve, una riguarda il gas e l'altra riguarda l'energia elettrica, che si vede che hanno avuto un picco tutto sulla destra negativo nel 2020 per poi schizzare verso l'alto e praticamente quadruplicare il loro costo nel corso di quest'anno, del 2021, con anche una salita molto forte degli ETS. Quindi che anche questo è un tema da non sottovalutare, perché probabilmente vado un secondo avanti, poi su questa magari ci torno un attimino indietro. A proposito degli ETS, l'abolizione della Section 232 dei rapporti nord-europei e europei renderà sicuramente necessaria la costruzione di un nuovo meccanismo, che sarà un meccanismo che permetterà di tornare ad esportare in Nord America 3,3 milioni di tonnellate, che più o meno la media che esportavamo prima, ma dovranno essere interamente fuse in Unione Europea. Quindi c'è un aspetto dentro questo nuovo accordo che apre di nuovo il Nord America al mercato europeo, c'è un aspetto molto legato alla transizione ecologica. Quindi sì, tendenzialmente gli Stati Uniti e gli europei si alleano contro quei paesi che non abbattono le emissioni di CO2. Questo in soldoni è il significato. E gli ETS sono interessanti perché sono cresciuti molto in valore e saranno probabilmente collegati a un nuovo meccanismo che non so se sarà il CBAM, cioè il Carbon Border Adjustment Mechanism, di cui si è parlato molto, un sistema di quote, con la quale chi dovrà importare da paesi extraeuropei dovrà ritirare delle quote, dei certificati per il suo fabbisogno e quindi dovrà pagarli. E saranno legati a degli indicatori di mercato e presumibilmente saranno legati agli ETS attuali, che sono comunque legati al potenziale di emissioni di CO2 già esistente, ma a sconto su tutte le grandi aziende industriali europee, perché sono stati istituiti tanti anni fa, ma poi sono stati praticamente congelati nei loro effetti, perché ci si è resi conto che se li mandava fuori mercato.
Questa slide invece vi mette in evidenza tutte quelle righe rosse, sono le righe che sono o in stato critico, che sono esaurite, sono tutte le righe che sono esaurite dei contingenti dell'ultimo quarto di quest'anno. Come vi dicevo, la colonna tutta destra è la data nella quale si sono esaurite e 10 di questi prodotti erano esauriti le prime 24 ore. Quindi con il meccanismo Dazio Pro Quota, 2 o 3 giorni dopo le dogane hanno fatto i conteggi e tutti noi abbiamo pagato un dazio che oscillava tra lo 0 e il 25%. Questo per dire quanto è severo questo meccanismo. È tutto rosso praticamente. Ultimo, proprio rubo ancora 3 minuti, sulla base di quello che vi ho raccontato, quindi della nostra convinzione che il sistema debba essere comunque revisionato per consentire un approvvigionamento di tutta la catena produttiva legata agli acciai, noi sono anni, diciamo prendiamo gli ultimi mesi, che combattiamo strenuamente questa battaglia sia a Bruxelles che a Roma e abbiamo assistito negli ultimi tempi a un rinnovato interesse da parte della politica su questo tema, proprio perché c'è stato questo gigantesco imballo dei porti che ha messo in allarme la politica perché moltissimi grandi trasformatori sono andati in affanno e quindi hanno dovuto addirittura fermare alcune produzioni, non per problemi di domanda ma per problemi di mancanza della materia. Noi come Assofermet abbiamo nelle nostre interlocuzioni recenti con i ministeri del MISE e del MAECI, abbiamo quindi diciamo i ministeri competenti su queste materie, abbiamo fatto una proposta di revisione della salvaguardia che andrà a scadenza il 30 giugno del prossimo anno, non la salvaguardia resta in piedi fino al 24, ma c'è la possibilità di incidere su una possibile revisione che invece auspichiamo intervenga prima, perché noi abbiamo chiesto che intervenga prima, ma che alla malparata probabilmente potrebbe intervenire a scadenza del primo anno di salvaguardia, cioè il 30 giugno. Quindi dal 1 luglio potremo avere un nuovo sistema, un non sistema, nel senso che potrebbe anche il legislatore dire che la salvaguardia muore lì, ma questo diciamo, spieghiamo, non potrà succedere. Quindi noi ci siamo permessi, nelle nostre varie interlocuzioni, di proporre 7 punti di revisione della salvaguardia. E non ve li sto a leggere tutti, ma in soldoni noi, ingoiando un boccone amaro, diciamo ok, manteniamo pure anche il telaio, quindi il sistema delle quote paese, il sistema delle quote trimestrali, il sistema della relaxation che ogni anno dà un piccolissimo incremento del 3% sui volumi, però per piacere, primo, cerchiamo di utilizzarli tutti questi volumi che sono a disposizione, mentre oggi c'è un meccanismo che mette nelle condizioni di non utilizzarli, perché le quote altri paesi, che sono quelle più capienti, ovviamente sono delle quote che spesso rimangono inespresse, perché tutti i paesi siderurgicamente rilevanti che vendono sui nostri mercati hanno una quota paese. E abbiamo chiesto dei meccanismi proprio per poter utilizzare tutte queste quote che permettono quando un paese, per esempio, finisce la sua quota durante il trimestre di non considerarlo a quel punto bannato, ma di consentirgli di entrare fino ad un cap dell'utilizzo del 70% della quota originaria e della quota altri paesi. E questo sarebbe un meccanismo virtuoso che probabilmente permetterebbe di utilizzare tutto il volume che la salvaguardia ha previsto senza modificare l'impianto di base. Quindi noi ci siamo permessi di sollecitare i ministeri su questo tema perché ci sembra anche una proposta di buon senso per accontentare un po' tutti, per accontentare i distributori, i trasformatori, gli utilizzatori che sono stati molto in sofferenza e non generare troppa apprensione nei produttori che magari giusto maniera anche giustificata, hanno sempre difeso questo tipo di provvedimenti. Quindi a noi ci sembrava una proposta di buon senso. Poi ci sono altri meccanismi tipo legati a modificare leggermente i contingenti, qui sì saliremo leggermente di quantità, ma è assolutamente rilevante rispetto al volume totale, di alcuni prodotti che qui non vi ho elencato, perché sono ancora comunque in fase di diciamo studio, li abbiamo individuati, li abbiamo divisi con gli organi preposti, però abbiamo preferito non indicarli perché potrebbero
anche variare. Comunque sono dei prodotti che ovviamente erano in quella lista di quelli esauriti il primo giorno, perché ovviamente ci sono i prodotti a freddo, i prodotti zincati, i prodotti della miniera da treno, i prodotti in inox, ci sono molti prodotti che non basterebbe un meccanismo che gli consente una volta di che si è esaurita la quota paese, per esempio India, di entrare nella quota paesi terzi, perché sarebbe lo stesso incapiente quella quota. Quindi bisogna assolutamente aumentare anche la quota paese. Io ho un po' sforato i 5 minuti, vi ringrazio per l'attenzione e passerei al prossimo relatore. Perfetto, grazie mille Riccardo. Prego, una domanda. Ripetila prima di rispondere. Che senso ha mettere i dati, tra l'altro così complicati, così, su un sistema che è clamorosamente mancante di motivazione? Quindi, secondo è, l'anno scorso, quando sono stati riconfermati questi dati, che eravamo nel momento peggiore in assoluto di mancanza di acciaio. Io mi chiedo chi li ha riconfermati, ma soprattutto perché. Perché io dico, è stato fatto qualche questo fatto. Le salvaguardie, sì, 3 anni. Beh, infatti, benissimo, ok, il prezzo era bassissimo, i produttori europei erano ok, benissimo. Però dico, ora, questo giugno, non c'era acciaio, non c'era materiale, tutti senza prezzo alle stelle, che senso ha avuto il riconfermare? Allora, che senso ha avuto? Ripeti bene la domanda perché siamo da casa. Allora, che senso ha avuto riconfermare le salvaguardie alla loro scadenza naturale che è intervenuto il 30 giugno di quest'anno? Secondo noi non ha avuto alcun senso. L'unico senso che poteva avere era garantire solo una parte degli interessi di filiera che potevano subire un contraccolpo se fosse intervenuto un provvedimento di buon senso e quindi avesse fatto una abrogazione di quel sistema, perché era assolutamente in affanno tutto il meccanismo dell'approvvigionamento. Consideriamo però che vi era un margine talmente grande di redditività, proprio un margine economico sul costo talmente ampio da parte dei produttori in quel momento, che era assolutamente sostenibile anche un piccolo contraccolpo dato da un non rinnovo, un mancato rinnovo del salvaguardia. Quindi è ancor più ingiustificato. Io ritengo che con un fortissimo ritardo, 3 o 4 mesi dopo, se ne siano accorti tutti, forse anche i produttori stessi. Li toglieranno. A giugno noi eravamo tutti che l'avremmo tolto, comunque rimodellati, ma tutti. Cioè, era in discussione per il mio cervello questa cosa. Sì, posso capire che per gli operatori di settore non fosse assolutamente contemplata l'idea che potessero essere rinnovate le salvaguardie, visto il cataclisma legato agli approvvigionamenti che stavamo vivendo in quella fase. Lo posso perfettamente capire. Noi abbiamo fatto delle battaglie formidabili come associazione su questo tema, abbiamo chili e chili di carta, di note scritte a Bruxelles, di incontri fatti con tutti gli organi istituzionali preposti comunque a prendere queste decisioni. E devo essere sincero che oggi comincio a vedere una piccola apertura, una disponibilità a ragionare nell'ottica di una revisione, ma allora, nel Q2, quando veramente la ferita bruciava, abbiamo visto una chiusura assolutamente incomprensibile. Per le domande chiedo cortesia, sintetiche e chiare, perché poi dobbiamo ripeterle per tutti quelli che ci ascoltano in remoto, no, altrimenti diventa difficile perché non la sentono direttamente. Quindi chiara, concisa e poi c'è la risposta. Con che probabilità verranno modificati questi accordi di giugno e con che probabilità questa modifica potrebbe essere anticipata? Allora,
con che probabilità gli accordi, le misure di salvaguardia possono essere modificate e se questa modifica possa essere fatta prima del 30 giugno o a cavallo del 30 giugno e quindi partire con il nuovo anno di salvaguardia, oggi mi sento di dire che sotto profilo dei contenuti sono ottimista, cioè ritengo che interverranno delle modifiche sostanziali, perché ormai sono i decisori politici si sono accorti che sono anacronistiche, che hanno generato un forte danno, che hanno tarpato le ali a un sistema che aveva una crescita impetuosa, avrebbe potuto produrre più punti di PIL anche se non fosse stato costretto all'interno di una gabbia. E quindi ritengo quando la politica poi si attiva su dei temi sia la premessa perché le cose avvengano. Sul fatto che intervenga in tempi così stretti, prima del 30 giugno, sono un pochino più scettico. Noi stiamo facendo di tutto perché ciò avvenga. Abbiamo degli incontri ancora la settimana prossima, ne abbiamo avuti nelle settimane precedenti, stiamo stringendo delle relazioni con anche molte altre associazioni di categoria, perché a noi piace sederci ai tavoli e confrontarci. Anzi, quello che è mancato negli anni precedenti è stato proprio il fatto di non farci sedere al tavolo, non tenerci mai in considerazione, perché se forse l'avessero fatto si sarebbero accorti che tutto quello che stava a valle dei produttori era in grande sofferenza. Quindi un positivo sulla revisione proprio dei contenuti, un po' meno positivo sui tempi. Perfetto, grazie mille ancora Riccardo. Passiamo adesso la parola a Cinzia Vezzosi, presidente Euric, che ci illustrerà invece il mercato dei rottami.